Ecco, diciamo, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma ci accontentiamo. Guardate che bello, qui abbiamo ancora un sacco di peperoncini, adesso li raccoglierò e queste piante qui le toglierò dalla loro sede e le metterò in un vaso, li terrò in casa. Lo scorso anno ero riuscito a salvarne una su tre, è già qualcosa. Il basilico l'avevo abbandonato, devo togliere i fiori, ma lo raccoglierò tutto. Ovviamente ci facciamo il pesto, ecco, giusto per farvi vedere, guardate che bella che è. Siamo pieni ora di peperoni, peperoncini, abbiamo il peperone in fiore. Guardate qui, guardate l'ospite, però lì fa pochi danni, adesso tanto raccoglierò. Siamo veramente pieni, abbiamo anche i friggitelli da qualche parte, abbiamo le zucchine in fiore, guardate quella da raccogliere, anche se non è bellissima, ma non si butta via niente. Oh, va! Che meraviglia! Guarda, guarda, guarda. Questi adesso li toglierò tutti, li avevo abbandonati, mi serve il cassone. Ecco qua, guardate ancora, sono nell'ultimo filare. E lì abbiamo ancora i peperoni, tutti ortaggi che non sono venuti fuori per il troppo caldo in estate, mi stanno regalando soddisfazioni adesso. Peccato, siamo fuori stagione, ormai quello che raccolgo poi finisce lì, e questi nel giro di un paio di mesi, insomma un mesetto e mezzo, ovviamente moriranno tutti per il freddo. Faremo la scorta per l'inverno, il freezer sono lì apposta. Chiudo facendovi vedere solo una cosa, me ne sono accorto ora, guardate qua, vediamo cosa viene fuori. Piccole, brutte, storte, ma sono di una bontà, guardate qua. Oh, va. Ovviamente sono venute piccole perché la terra era poco profonda, naturalmente. E ne ho già assaggiata qualcuna nei giorni scorsi, hanno un gusto che è dolcissimo, inutile ripetere che rispetto a quelli comprati è tutta un'altra cosa, assolutamente. Non le possono vendere queste, guardate che brutte che sono, ma per chi ama il cibo buono la forma ha poca importanza. Vi auguro una buona giornata.